Buonasera, buonasera a tutti ben ritrovati per questa terza puntata del 2024. Insieme, ciao, Nicolò. Ciao, Mick, mi gioco il 47 al Super Superinalotto. <ride> ho avuto si, un si, attimo si, di, si, di panico. è successo? Non ho capito. No, mi si era bloccato il countdown <ride> sul 47, quindi me lo gioco come nei prossimi pettorali. Benissimo, non perdiamo tempo, ti lascio l'onore di aprire e insomma presentare il nostro ospite. Allora, visto che siamo eh, posti il weekend di case di Anterselva, abbiamo avuto la possibilità di avere qui con grande piacere l'atleta Valdostana Michela Carrara, classe 1997 dell'esercito. Ciao amici, buonasera. Ciao, ciao. Un, un grande e piacere va. ritrovarci. Dopo qualche anno ti avevamo, um, avevamo avuta insomma con noi durante le primissime dirette che avevamo fatto sotto Covid de dell'azzeramento. e niente, ti ritroviamo sicuramente in, un, in uno splendido momento di forma e siamo reduci dalla tappa, dalla tappa di casa salutiamo intanto anche Tommaso Amico che insomma ci segue sempre oltre che aiutarci eh, nel, nel nostro percorso anche Elena siamo reduci, dicevamo dalla da tappa di casa di Unterselva è stata una grandissima festa eh, quindi direi di cominciare un po' da, quel, da quelle emozioni che abbiamo appena vissuto siamo eh, insomma stati eh, baciati da, da questo grande Insomma, weekend di competizioni. Eh, come è stato il pubblico gareggiare davanti a tutte quelle persone, record italiani, in termini di percentuale? Insomma, dai, raccontaci un po' le tue emozioni in questo, questo fantastico fine settimana. Ma sicuramente il garaggiare a selva è sempre molto bello. Eh, come avete detto voi, ci sono molti più italiani negli ultimi anni, c'erano tantissimi valdostani che eh, hanno dato proprio il loro meglio quindi sicuramente è stato bello essere lì, è chiaro ho corso solo una gara, però comunque ne è valsa la pena. Poi si facevano anche sentire i valdostani, li abbiamo visti nel tendone, eh, con molto folklore diciamo così, e ti faccio una domanda Michi, diciamo un po' più tecnica nel senso a inizio stagione nell'intervista che avevi fatto con un altro valdostano che è Cristian che, che saluto che è impegnato ai giochi olimpici giovanili e insomma, hai avuto questo problema al polso che ti ha un po' rallentato e forse ti ha un po' diciamo, non condizionato ma hai fatto più fatica rispetto alle ultime stagioni a trovare la forma che volevi diciamo che onestamente no eh, non sono mai una che parte tanto forte in sua stagione. Dicembre è sempre stato il mio mese, un po' più difficile, però non credo di essere partita più indietro rispetto al solito, anzi, forse per più avanti. Quello che mi, mi preme sottolineare è: ci sono stati gli ultimi anni, insomma, eh, in cui. Hai alternato appunto al passaggio in Coppa del Mondo e poi magari dei momenti un po' più difficili in cui sei, sei tornata a, a lottare per, nelle posizioni di bucapi, insomma. L'anno scorso c'è stata un'esplosione, un insomma, di, di alcune giovani eh, tue, insomma, chiamiamole rivali, anche se chiaramente, insomma, eh, diciamo compagne di squadra. E, e forse quelle porte sembravano forse per la prima volta un po' più chiudersi rispetto al, al passato a cui eravamo abituati e invece è stato proprio in questo momento che appunto nonostante il, il, il leggero infortunio e, e insomma la preparazione iniziata leggermente in ritardo ci è riuscito a, ritrova, a, a ritrovare cioè, quella che secondo me senza dubbio è la tua migliore la tua migliore stagione fino ad ora e, e questa condizione veramente importante come si è passati appunto da quel, da quel discorso in cui magari sembrava insomma che, che ci fossero tante rivali all'altezza per, per quel pettorale di coppa a questi risultati sicuramente molto, molto buoni. Mm, diciamo che io credo che già l'anno scorso avessimo fatto un bel stato di qualità sui sci, cioè sono consapevole di questo. Infatti. Ho avuto già lì molte tappe in cui andavo davvero forte, però non c'era spazio perché su facendo tutte bene e spazio per me non c'era e quindi diciamo che quest'anno ho colto l'occasione dell'assenza della dell doro e è andata bene così, non sono riuscita a riguadagnarmi il posto e sicuramente è, non è mai facile avere l'occasione, per fortuna l'ho avuta. A proposito di occasioni, ti abbiamo vista anche, siamo impegnata in staffetta sia a Oberhof che, che a Ruppolding, che sono due contesti completamente opposti, però sempre in Coppa del Mondo, come ultima frazionista, che è un ruolo che eh, impiegavi anche nelle, nelle gare di Book Cup. E' diciamo, una frazione molto delicata nel senso che è di, anche di grande responsabilità. Ecco. Però non, non sembrava pesarti più di tanto. Ecco, Come hai com vissuto queste due staffette, contando il fatto che rientravi in Coppa del Mondo? Uh, diciamo che sì. L'ultima frazione l'ho fatta sovente, già, già i primi anni in cui era Coppa del Mondo ho fatto sovente quella frazione. L'unica differenza è che se sei in IBUCAP sai. Che probabilmente anche se dovesse giocartela sci o così puoi farcela. Lì eh, chiaramente mh, non sai mai chi rit ritrovi l'ultimo giro. Qualcuno nelle ultime fazioni è davvero tra le prime di Coppa del Mondo. Però, alla fine eh, credo che a parte il lancio, che eh, è una frazione un po' più particolare. Tutte le altre sono molto più vicine alle gare normali che facciamo, che sia un inseguimento o un. O comunque sei più su te stesso, quindi non vedo questa grossa difficoltà nell'apprezzare per te. Ehm. Um. Stando anche un attimo uh, con il nostro pubblico, eh, mi riallaccio a una domanda eh, che ci fa Claudio, che ci chiede, insomma, oltre al passo sicuramente molto importante sugli sci, sottolineiamo appunto che qui ad Andreselva nella gara disputata addirittura è arrivata una top 5 in questo piccolo, in questo piccolo diciamo, settore che, che quantifica, insomma, il tuo stato di forma eh, più che... Più che eccezionale insomma eh, lui chiede su quale aspetto tecnico del tiro oltre alla precisione pensa di migliorare per fare un ulteriore step io mi aggancio ehm, chiedendoti ehm, negli ultimi anni secondo me mh, è stato abbastanza mh, evidente mh, ma ti chiedo se, se mi confermi questa sensazione ehm, vederti fare un passo un passo avanti in termini di sicurezza di, mh, in, per quanto riguarda il tiro a terra insomma eh, forse per quanto riguarda invece il tiro in piedi, eh, le, le percentuali sono rimaste un po', sono rimaste un po le stesse, ma eh, forse un po' velocizzato. Quindi, ecco, raccontaci un po' com'è la tua sensazione riguardo al, a questa insomma, caratteristica che insomma, in tanti ehm, ci stanno chiedendo. Insomma, ecco. Ma diciamo che hai notato molto bene. Eh, secondo me, eh, cose su cui ho lavorato e quindi vedremo, è l'importanza del, dello zero a terra. Che come ho già detto, un, se cominci bene la gara, eh, viene tutto più facile dopo e ti dà più sicurezza. E quindi lì cerco di prendermi il mio tempo e eh, cercare di fare sempre una serie pulita. Chiaro, si dovrebbe far sempre, però, eh, quello è quello che cerco. In piedi ho visto l'anno scorso che, eh, più tempo impiegavo, e più rischiavo di fare davvero delle brutte serie. E quindi, soprattutto da, eh, da inizio preparazione in poi, ho cercato di velocizzare il tiro. E, eh, a volte va bene, <ride> e a volte no, però quello è stato il mio obiettivo. Riallacciandoci a questo discorso, eh, sicuramente molto, molto importante adesso ehm, ci avviciniamo a quelli che sono appunto eh, quello che è l'evento più importante della stagione i convocati non sono ancora usciti ma tutti immaginiamo insomma che ti, ti, tu ti sia ampiamente meritata il tuo posto eh, soprattutto mi viene da, mi viene da, da dire eh, per quanto riguarda la, la sprint che è, ehm, è la tua gara, hai ottenuto il tuo, il tuo migliore risultato Um, um, un paio di anni fa proprio, proprio um, nei mondiali di Pocliuca um, co come arrivi a, a, questo, a questo grande evento e nella sprint anche quest'anno insomma nelle due sprint di, di Oberov e di, di Ruppolding hai, hai sparato con l'80% sei entrato in zona punti e quindi insomma sembra un po' confermare questo trend che insomma quella gara ti, ti piace e tu riesci a esprimere il tuo meglio eh, beh, sicuramente la sprint è sempre stata la gara più adatta a me. Mi piace molto anche l'inseguimento, però con i quattro poligoni varia un po' il risultato, ovviamente. E sì, spero, onestamente, spero anch'io di poter correre la sprint al mondiale, però non, non è ancora stato deciso e non ne so niente. Vedremo. Eh, però credo, comunque, come hai detto tu, sono riuscita a fare delle top 30. Con l'80% al tiro, chiaramente si può far meglio. Come può succedere anche peggio, per carità, però vado molto fiduciosa per ottenere anche un buon risultato. E mi collego a una domanda di Tommaso, nel senso obiettivi per l'immediato futuro. E mi collego anche alla domanda di Michele di prima, chiedendoti rispetto a quel risultato della sprint di Pocliuca. Eh, Oltre al discorso del velocizzare il tiro, in cosa sei cambiato qualcosa nel tuo approccio? Oppure eh, sei maturata tu più come atleta in, questi, in, questi tre, in queste tre stagioni? Come com diciamo, com l'hai vissuta? Ecco? Sono maturata, ho fatto più esperienze. La, diciamo che è stata la prima volta in cui sono riuscita davvero a entrare nel circuito maggiore, a potermi giocare anche con uh, le altre donne, eh, dei bei risultati. E lì forse è stato il primo risultato che mi ha fatto capire che qualcosa di buono potevo fare. Eh, ora sono più consapevole di questo, quindi è sicuramente importante. Ok, vai, Mick. Vai tu un attimo, stavo guardando un attimo Instagram, sono perso. Ok, allora mi collego a quest'ultima domanda che ha fatto. Giovanni, Grande Michela campionessa del mondo junior, stampando una certa Tandrevol ecco, e questa è l'immagine, poi, eh, che forse ha scattato addirittura Luis con un'intervista a libo di diversi anni fa. Questi risultati probabilmente vi hanno dato talmente tante aspettative che poi. E sono stati difficili da raggiungere oppure diciamo è stato per voi un punto di partenza un divertimento e poi diciamo l'evoluzione come atleta a quell'età diciamo era solo diciamo, all'inizio della, della vostra carriera diciamo che è stato un mondiale molto particolare noi siamo arrivati in ottima forma avevamo ottimi materiali quindi è girato tutto perfettamente chiaramente chi partiva con noi, come la Tundra o come la Simone, eh, era già di un altro livello. Erano ragazze che avevano già vinto in Ibucap a livello senior e noi lì è andata bene, è stato un bel punto di partenza, però non è una gara che definisce il livello di una persona. Sicuramente a quei, momenti, a, a quei tempi lì eravamo più indietro, però abbiamo avuto un'ottima settimana e nel BIA tanto si può fare. Per quanto riguarda il proseguo della Coppa del Mondo, magari tralasciando anche i mondiali, sei contenta di, di, di... eventualmente parliamo sempre per ipotesi, ma io insomma per quello che hai fatto vedere mi auguro e, e comunque mi, mi aspetto che tu possa concludere la, 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 la stagione nella massima categoria. Mettiamo il condizionale, ti, ti piacerebbe l'idea di, di, di passare le due settimane in Nord America? Come la, come la vedi? Chiaramente è una cosa che succede negli ultimi anni ogni tanto. E... Ti piace questa, questo programma ogni tanto così differenziato? Mm, sarei molto contenta di fare, mi piacerebbe proprio tanto. L'anno scorso sono stata a Kenmore per le finali di Bookup e finora è la tappa che mi è rimasta nel cuore di tutta la carriera quindi. <ride> Mi piacerebbe davvero andarci e vedere come andrà. Pesco ancora dal pubblico questa doppia domanda, quindi format preferito e qual è la tua pista preferita, ma forse ce l'hai già spoilerato. Format, la sprint e l'inseguimento. Non saprei cosa... Allora la sprint mi dà più soddisfazione a livello di risultato. Di, di... In pista mi piace di più l'inseguimento perché... Hai sempre le davanti, cerchi sempre di recuperare, cioè è più divertente, obiettivamente. Viste preferite, Poké Liu è una delle tante, però mh, diciamo che non ho proprio una. una... Hai... Hai citato Sprint e seguimento un paio di volte, mi viene da dire come sei arrivata allora a questo, questo ultimo poligono della short individual eh, venerdì, eh, dove insomma stavi per fare il risultatone proprio ne, nell'individuale, che tra virgolette dovrebbe essere la gara meno adatta eh, a te e purtroppo è arrivata una, una brutta serie, ma ti, ti deve dare anche consapevolezza co come l'hai vissuto quel momento. Oddio, quando sei in gara non è che pensi che gara stai facendo, onestamente. Sì, alla fine sembra tutto qua cioè non dai un'importanza più a uno che più a un'altra in realtà ho fatto parecchi risultati buoni anche l'anno scorso sparavo meglio in individuale che in sprint forse perché in sprint mi aspettavo sempre qualcosa mentre in individuale no e quindi alla fine in realtà facevo quasi meglio lì che in sprint non la valuto mi comunque un... <ride> una mia gara un mio format però è bia tra si spara e si scia comunque sempre per mm. fare risultati Devi sparare bene e andare forte. Quindi, qualsiasi sia la gara. La, la differenza con l'individuale con normale l'hai notata? L'hai preparata in modo diverso? Ti piace di più di meno? Ah, obiettivamente, secondo me, a livello femminile, non c'è grande differenza. Nel senso, non c'è differenza sul chilometraggio, perché mezzo chilometro in più al giro obiettivamente non è questa cosa che proprio ti, rende ti rendi così tanto conto. Forse noi donne. Siamo avvantaggiate per chi spara un po' peggio, perché se negli uomini 45 secondi o un minuto, son... però facendo 5 km in meno, c'è cioè, la stessa magari percentuale, sì, non so. la stessa proporzione, certo, l'avevamo notato anche noi. Nelle donne quei 2 km e mezzo non fanno questa differenza, quindi sicuramente sono avvantaggiata da questo punto di vista. <ride> Sì, sì, è stato, è stato anche un dibattito, insomma, un argomento di dibattito in sala stampa questo eh, proprio questo weekend, che parlavamo di questo. Che la, la proporzione sarebbe dovuta essere sui 50 secondi, e non si sa perché non abbiano trovato il giusto equilibrio, ma così è, è anche particolare questa scelta questa scelta dell'IBU, vai Nick. Allora faccio quest'ultima domanda in chiusura, diciamo. Sono appena entrato con amici da Selva sono rimasto piacevolmente sorpreso dal numero di tifosi. Avete notato la presenza più massiccia rispetto ad altre, eh, diciamo, altre stagioni? Io non so. Non so. Eh. Beh, dai, ce l'hai detto all'inizio della diretta che si vede un po' più di, di azzurro, dai Beh, si... Più numericamente in generale no. Credo, credo che siano sempre gli stessi numeri, non lo so. Sicuramente più italiani, quello. Certo. certo. Va bene, Nick, vuoi... hai ancora qualcosa? Mm. Eh, dai, abbiamo raggiunto. No. Vai, vai. No, no, abbiamo, ah, io, abbiamo raggiunto i 20 minuti che sono. Sono un buon, un buon risultato di, di intervista, è stato un enorme piacere. E siamo stati siamo molto contenti di averti rivisto in azione anche dal vivo qualche giorno fa. E niente, in bocca al lupo per tutto ciò che. Bocca al lupo. Per tutto ciò che esatto, per tutto ciò che sta per accadere. E, e niente, ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi. Grazie a voi. A presto. Grazie, ciao Ciao ciao. In bocca al lupo. Eccoci, Nick, com'è andata allora? Dai, lasciamo... Sì, no? tanti temi toccati, molto interessanti sì. da approfondire, poi la, la, diciamo, il commento, il feedback che ti può dare un atleta è unico curioso su quel, eh, proprio mi ha, mi ha proprio mh, colpito la risposta che ha dato che quando sei in gara a volte ti dimentichi o comunque non, non fai neanche caso a che tipo di, di, di gara sia, perché non, non me l'aspettavo, nel senso, eh, tendenzialmente anche quando parli con, con i vari atleti ti verrebbe più da pensare da pensare che, che si abbia eh, piena, piena percezione. Di, insomma, di, di cosa si va a affrontare, ma secondo me il senso che, che voleva lasciare Michele è proprio quello che magari quando arrivi al poligono lì, in quel momento lì, eh, conta solo prenderli, conta solo sparare bene. Quindi eh, certamente non, non stai a pensare se il giro di penalità piuttosto che i 45 secondi o il minuto sia eh, ciò che andrai a affrontare se sbagli. Eh, quindi sì, sicuramente sì, sì. molto interessante. Questo, no? sì, è più. Concentrarsi sul lavoro prima tecnico sulle sci, e poi al poligono fare quello che si è programmato di fare. Ecco, ci sono commenti dal pubblico. Eccolo. <ride> un, un po' più insistivo. Anzi, Tommy, se vuoi unirti alla conversazione, noi ti aspettiamo, eh, come sempre. Allora e... andiamo a toccarli. Questi andiamo temi. Andiamo a toccare quello weekend. che è successo. Perché, dai, eh, Siamo partiti un po' in sordina. con queste due short individual che a tanti sono piaciute, anche magari dal punto di vista televisivo, sono un po' un po', un po più corte, un po' più, un po più seguibili. Eh, dal punto di vista degli atleti, invece, abbiamo riscontrato insomma, chi, chi non vede troppa differenza e invece a chi non piace. Eh, personalmente, insomma, ecco a bordo pista, seguire la gara, non, devo dire che non è che ci sia tutta questa differenza, alla fine sai che l'individuale è quella e insomma il fatto, anche come diceva Michela, sciare legge, qualche, qualche centinaio di, di metri in meno al giro non, non ci si accorge. Ehm, non lo so, a te è piaciuta? Ti sei trovato, ti sei trovato con, con questo format eh, così strano, particolare? Mm, non lo so perché se diciamo dal punto di vista televisivo è più, è più rapida, cioè è più, non lo so, io preferisco un individuale tradizionale perché fa più selezione, perché è anche diciamo più pesante sulle gambe, cioè, oltre al discorso del chilometraggio in più e in meno comunque eh, quando gli atleti arrivano all'ultimo poligono. Eh, sentono la fatica de, del chilometraggio, quindi se gli togli meno, ci viene meno un po' questo discorso, o li riduci, certo magari non stanno 20 secondi al poligono perché tremano, però diciamo, è uno dei format classici, tradizionali, in questo caso mh, ci sta di provare ogni tanto la short individual, ma non andrei a sostituire completamente l'individuale tradizionale. Non lo so, un esperimento che può aver funzionato, non so, a ritorno di spettacolarità. Eh, peccato per i nostri sia in campo maschile che femminile, perché la condizione che hanno in questo momento eh, poteva portare un podio sia nel settore maschile che femminile, è andata così. Eh, quindi, più che altro sono, abbiamo avuto un, diciamo, delle aspettative elevate. Sia per i podi che abbiamo ottenuto a livello maschile nelle staffette, che con Giacomelli poi a Ruppolding, sia la vittoria di Vittozzi a Ruppolding, ha diciamo, alzato il tifo anche italiano, perché è venuto in massa anche grazie a questi super risultati, ed è stato gran parte ripagato poi dalla prestazione di assoluto livello nella, nella staffetta mista, ma anche nella single mix che gli azzurri si sono ben comportati sì, mi viene da dire che allora ehm, certamente la giornata che ci ricorderemo di più di questo di questo weekend è quella del sabato dove abbiamo avuto una, una grande rimonta da parte di, di rebecca passler e, e lucas hofer eh, dopo dopo un primo poligono difficile gara quasi perfetta mi verrebbe da dire e, e podio sfiorato, veramente sfiorato, ehm, che sarebbe stato veramente un grandissimo, grandissimo risultato per molti motivi eh, e, e dei due atleti, insomma, protagonisti. Podio che è arrivato poi nella, nella gara successiva, quando, ecco, allo stesso modo, mi viene da dire, eh, Dorotea e Lisa, Dido e Tommy hanno, hanno messo in campo praticamente la gara perfetta e sono riusciti a, a chiudere. Mm, tranquillamente mi viene da dire insomma in seconda posizione lottando anche mettendo anche un po' paura la super norvegia eh, che è stata costretta a rimediarsi nell'alieno a, a, insomma a, a come si dice ad affidarsi all'alieno bo che con un ultimo poligono clamoroso ha un po' zittito tutti e, ed è scappato via um, Ofer è forse, a mio avviso, quello che ha lasciato eh, il, um, la sensazione migliore, nel senso che di Lisa chiaramente sapevamo, eh, è arrivato un risultato un po' meno positivo nella mass eh, e anche nell'individuale rispetto a quello che si poteva sperare, ma mh, sicuramente non è stato un weekend deludente. Eh, Ofer ha lasciato degli ottimi segnali sugli sci eh, nelle gare del venerdì e del sabato, domenica ha detto di essere arrivato un po' insomma, a corto di benzina, che però anche a sentire lui, insomma, si va verso Noemesto con tutta un'altra consapevolezza dopo questa tappa e aver ritrovato il, il vero offero o comunque una versione molto similare è di vitale importanza per le nostre, per le nostre speranze. Assolutamente, io nell'MVP of the week di questa settimana ho votato proprio offer, perché comunque è riuscito a mantenere un livello sugli sci per tutti e tre giorni molto competitivo. E ieri nel quarto giro ha provato a stare attaccato a Johannes <ride> e ha pagato poi il, il, il prezzo nell'ultima serie. Ma come per la, la staffetta di Oberov, era nella condizione di dover dare tutto e provarci fino alla fine. Quindi. Eh, ci mancherebbe ecco questo è un tema interessante eh, adesso, mh, chiaramente le, per le miste per le staffette le valutazioni le faremo uh, nelle prime gare si, uh, individuali di, di nove mesto però c'è più possibilità di scelta rispetto ad altre stagioni magari nel femminile siamo un po' vincolati a capire un po' le condizioni di virer e mentre nel maschile si, si, può, si può scegliere che è una cosa non scontata e che magari in passato non, non avevamo abbiamo ragazzi più o meno adatti al format ai vari format e questo poi cioè, quando un allenatore può, può decidere e non è obbligato nelle scelte è, è già diverso anche in ottica malanni infortuni recuperi riposi quindi sono tutti bei segnali, soprattutto in campo maschile, in femminile. Nel femminile facciamo un po' più fatica con, eh, con le atlete. Quest'anno abbiamo avuto anche il grosso deficit di doro per eh, diciamo, gran parte della prima parte di stagione e le due tappe di gennaio. all'interserve tornata, non è ancora al top, sarà da gestire bene in ottica 9 mesti. Non la immagino al top. Però abbiamo visto come ad Anterselva Selva un atleta come Villar, impiegata anche nelle gare a squadre, faccia tutta la differenza nel mondo oggi. Allora, per quanto riguarda il discorso single mixed mi viene da dire una cosa: si partirà con la mista tradizionale, dove mh, mi viene da dire di Partono prima che... gli uomini e gli altri. Es esatto. Eh, e questo ci dà un vantaggio sicuramente avere Lisa a chiudere ehm, la, la vera la nostra Lisa, insomma, a chiudere se così sarà. Eh, si parte con la mista tradizionale dove probabilmente Offer non ci sarà, insomma, mi viene da dire, e questo significa che la single mix è a metà del programma e quindi si avranno già degli importanti riscontri sullo stato di forma eh, dei vari atleti. E quindi si potrà finalizzare la scelta in maniera insomma eh, ponderata rispetto a quello che è il discorso eh, Tommy o, o Lucky. Vedo più difficile Dido prendere in considerazione Dido, è parla di per sì. caratteristiche, eh, eh, però ecco ad oggi manterrei insomma Tommy anche perché eh, quello che ha fatto vedere nel weekend al di là di qualche, di qualche bersaglio mancato è comunque la conferma del, del, suo, del suo valore sugli sci, chiaramente lui spara molto rapidamente eccetera, la single mix di, di Offer ha messo un po' in discussione tutte queste certezze eh, Diciamo definire adesso la single mix sarebbe totalmente inappropriato visto che ci sono c'è tutto il tempo per capire come, com, come stanno loro. Eh, quindi vedremo. Dal punto di vista femminile, anche qua, stesso discorso: Lisa eh, molto probabilmente avrà il posto. Vediamo che Doro, che Doro ci sarà. Eh, se Lisa dovesse avere bisogno di un giorno di riposo per prepararsi al meglio per le altre gare e Doro stesse bene, non vedo il motivo per il quale. Eh, Doro non potrebbe insomma, subentrare allo stesso modo, eh, vedre vedremo. vedremo. Eh, sulla, sulla mista, invece eh, si, può, si può cominciare a fare qualche ragionamento. Qualche ragionamento, eh, sì. qualche ragionamento eh, veniamo, veniamo da, 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 da dei risultati che, che fanno ben sperare. Eh, anche i nostri atleti, per dirla insomma, in modo un po' generico, ci credono, ci credono molto, e quindi, e quindi dai, diciamo che senza girarci intorno nella mista l'obiettivo è la medaglia e ogni risultato, ogni risultato diverso sarebbe una piccola delusione questo sì assolutamente sì anche perché veniamo da, dalla medaglia d'argento del mondiale dello scorso anno quindi pesa ancora di più e tornando un attimo a Ter Selva eh, sai, parlando anche con i tecnici pre-gara si diceva Tendiamo a eh, soffrire le ultime gare del, del trittico, quando è, insomma, ehm, abbiamo le, le tre tappe di fila, l'ultima gara, quindi diciamo quella che chiude un po' il cerchio, tendiamo sempre un po' a, a, ad avere qualche difficoltà, forse si è, si è un po' confermata questa, questa sensazione che si aveva prima delle, delle due must start eh, non sono arrivati i risultati che ci si aspettava eh, in ogni caso eh, insomma eh, dai ehm, le must start a, a novemesto chiuderanno il programma ma saranno dopo dieci giorni insomma di, di gare con, con più giorni di, di pausa in mezzo quindi il tutto il discorso insomma non dovrebbe avere troppo, troppo peso, eh, non so non so cosa, cosa, cosa dici tu? Quell'ultimo quel giorno ti ha, un po', ti ha un po' messo qualche preoccupazione in testa. O pensi che insomma, si possa andare con totale fiducia? No, eh, Lenze Raide, forse avevamo fatto più fatica a livello di massa in generale, sia uomini che donne. C'era Lisa, Dido e Tommy. Eh, penso più sia una questione di tiro che non di fondo, cioè. E poi, tenuto conto che Lisa, ieri anche, è stata sfortunata, che, che è caduta nel corso del primo giro, però era una Lisa già diversa come atteggiamento, come voglia di recuperare. Ha dovuto anche forzare sugli sci in prima persona per chiudere dei vari buchi. E era molto più pimpante ieri rispetto all'Enzeride. Non lo so, non credo sia una cosa. Ripetuta nel tempo, cioè arrivare all'ultimo giorno del trittico in cui proprio non ce la fai più. Penso sia più psicologico che fisico. però vedo anche magari eh, diciamo, tante nazioni, vedi i norvegesi, ieri al maschile, che si sono mangiati e eh, poverino, perché se, se l'era meritato ampiamente quel podio con, con lo zero, eppure non c'è stato niente da fare nel primo giro. E, non lo so, è. Eh, Difficile poter valutare tutti questi aspetti. Secondo me, eh, comunque, questo riposo pre-mondiale eh, pre con il raduno ad Anterselva, tra l'altro, sempre eh, ti dà da, potrebbe dare quello sprint in più agli azzurri in vista di Nove Mesto. Poi sarà difficile replicare la rassegna di Oberov. però diciamo, abbiamo forse qualche carta in più e qualche diciamo, carta in più. dubbio anche, anche in più nelle, nel femminile. Abbiamo, abbiamo qualche carta in più e qualche carta in meno Nel maschile, diverse. maschile. Carte, diverse. Carte, carte diverse ci presentiamo non a carte scoperte ma con carte <ride> con in mano qualcosa di diverso sì sono, sono assolutamente d'accordo eh, sarà, sarà un mondiale tutto da scoprire tra l'altro noi eh, saremo in loco per quanto riguarda il primo weekend arriveremo a, a permetteremo insomma di, di seguire insieme a noi le, le sprint e gli inseguimenti e, e quindi, insomma, adesso non ci resta un attimo che aspettare. Cos'altro c'è da dire su, su questo weekend, eh, Nicola. Sicuramente stiamo andando incontro agli, agli europei. Sicuramente manifestazione molto importante, che anche lì ci, ci aiuterà a capire quali sono gli ultimi gli ultimi insomma, sciogliere gli ultimi dubbi per quanto riguarda le convocazioni. In particolare ehm, insomma, mi viene insomma è abbastanza palese pensare alla situazione di Anna Ochenthaler che stiamo, stiamo uh, vedendo insomma in un momento sicuramente non felice. Lei le abbiamo parlato anche um, questo weekend. Lei si sente insomma abbastanza bene, eh, non aveva, aveva una grande voglia di, di, di riprendere, di, 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 insomma, di, di cercare di rimettere in, in pista tutto quello, quello che lei sa fare. Adesso vediamo insomma com, come. A, arriveremo a, a questi europei in Slovacchia e ehm, tra l'altro se non erro Nick non abbiamo mai vinto la medaglia d'oro agli europei quindi potrebbe arrivare anche questo questo, questo storico risultato e eh, magari tutti questi puntini questi, questa sofferenza di Anna alla fine la porteranno a fare nel piccolo anche la, la storia del dietro italiano eh, vediamo adesso sicuramente sarebbe importante recuperare anche lei eh, Restano comunque a vedere. Insomma, cosa, cosa pensi? Secondo te c'è ancora spazio per anna, o è troppo tardi? Eh, ci sarebbe bisogno del risultato che hai detto te, no? o quantomeno, un podio, per mettere in discussione le scelte che mi sembrano comunque chiare, perché comunque vai con quattro atlete più una riserva. Quest'anno i mondiali non c'è come l'anno scorso la possibilità di gareggiare in cinque, perché si è scoperto. Poi dopo e quindi mi sembra abbastanza delineata la situazione a meno di risultati di, di un certo spessore o di una manifestazione fatta eh, in un certo modo ecco teniamo conto che le gare si disputeranno tutte in questo weekend quindi sono anche abbastanza ristrette già domenica potremo capire se è sì o no se c'è possibilità poi di unirsi al gruppo di Anterselva per il radunno mm. premondiale mi viene da dire, forse... Questo dico, vale per, per Travuchi, eh. Per, mi viene da dire, come dici tu, per la sprint e, e ovviamente il seguimento annesso, anch'io penso che le carte siano già, siano già abbastanza scritte, ma dei, dei buoni risultati di, di Anna potrebbero, potrebbero permetterle magari di subentrare, mi viene da dire, nell'individuale o, o dare comunque un turno di, di riposo. A qualche, qualcuna delle sue, delle sue colleghe qualora chiaramente lei riesca a dimostrare eh, di essere in sempre c'è eh, sempre punto di domanda d'oro mm. e quello forse certo. per quello poi portarti due riserve certo. Certo. ma altrimenti non è non esatto. senso. assolutamente d'accordo eh, in ogni caso mh, ci, non ci resta che viverci questi europei e, e vedere come com va eh, sentiamo un attimo un paio di domande di Tommaso che ci dice: Secondo me sarebbe stato meglio chiudessero gli uomini nella vista tradizionale. Vabbè, sono, sono punti di vista. Al, al momento, e soprattutto con la testa che sta dimostrando Lisa, la, la freddezza, la voglia di, di, di mettere in, in pista tutto quello che, che sa fare. Eh, secondo me è, è meglio avere lei. Che battaglia nell'ultimo giro? Magari partendo un po' più indietro, perché, chiaramente, se il buco non lo prendi da in quarta frazione, magari lo patisci più in seconda, con, uh, con Johannes Bo. E, e, e alla fine, insomma, cambia poco dal punto di vista della, del risultato, ma cambia molto dal punto di vista della dinamica. Perché avere eh, insomma un, una, una Bresa piuttosto che una Simone che, che magari. O Tandrevolt, chiunque insomma, sia davanti, rincorso da una, da una Lisa che sai che spara veloce e spara bene, eh, e che nell'ultimo giro ha già dimostrato anche in Germania di poter, di poter anche fare la sorpresa, di, di stare con te e di batterti anche in volata. Eh, mi, viene da dire, mi viene da dire, non lo so, meglio così. Secondo me, eh, chiaramente, sarà doppiamente importante il ruolo di, di Tommy qualora. Come penso venga schierato in seconda frazione eh, perché tenere testa allo Johannesburg, che abbiamo visto ad <ride> Selva dopo la short individual perché in short individual non è che avesse rubato proprio l'occhio in maniera incredibile, eh, ma insomma in generale sta, sta lanciando degli, de, degli sprazzi di, di ritorno al, al bo dell'anno scorso. E quindi vedremo innanzitutto come sarà lui. E, e, ecco, la, la dinamica della gara sarà sicuramente diversa e molto interessante. Lui dice che, ecco, chiudiamo solo il discorso. Ti lascio rispondere. La, la seconda donna è meno competitiva. La puoi nascondere meglio al lancio. certo Questo vale se Doro si presenta con la condizione di Anterselva, ma speriamo che abbiamo non sia. L'abbiamo visto così. sabato. È servito, cioè ha fatto zero terra piedi ed è rimasta lì fino all'ultimo giro. Che ho, diciamo anche due gare in due giorni con la short individual. Le ha sentite. Speriamo che insomma, ci dobbiamo augurare per forza di cose, che per avere un grande risultato nella mista d'oro salga di colpi sugli sci, c'è poco da fare. Insomma, questo deve essere, deve essere un attimo eh, chiaro. Roma no, sorpresa? Nick, vai tu? Tommy si gioca per Ro. Io non sorprenderò nessuno, ma io penso che gli svedesi... Possano rilanciarsi perché li vedo al sé, vabbè, Storicamente ne parlavamo messa la stampa, non eh, fanno un po' più fatica con l'artura, Ma poi magari ad Oberoft te li trovi, ampiamente eh, a a Sono stati ampiamente competitivi e potrebbero riessere a nove Mestre, anche perché Ponsiluoma. Io ho anche lo stesso Samuelson, che è la fotocopia, la brutta copia del, del Samuelson di inizio stagione. Eh, me li aspetto in alto, tanto mi aspetto alto eh, qualcuno che ha lavorato in queste ultime due stagioni, quelli svedesi, e potrebbe boh, fare lui la sorpresa. Ma non voglio, non so, sono talmente scaramantico da questo punto di vista che non mi sbilancerò mai. I francesi li vedo bene invece in vista di, di nove mesi. I, fr I francesi, uomini, sì, 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 me li aspetto come l'anno scorso. Comunque, hanno vinto la staffetta maschile. Mi aspetto un oro a sorpresa loro, non per Ro okay. che potrebbe essere, ma Nick's. qualcuno che risorge dalle ceneri. Se arriva l'oro in staffetta maschile della, della, de, de, de la, della Francia quest'anno. Io ti, ti prendo e ti faccio una statua perché pronostico no 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 no, no. No, so, no, 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 io mi sotterro. Dopo la stagione che stanno vivendo, tu hai espresso questo parere. Se succede, comincerò a prostrarmi ancora. Cioè ancora, Basta. Vediamo. Vediamo, vediamo che bel commentone! Sarebbe meglio per l'Italia, tipo avere prima le donne per difendersi con gli uomini il problema è che forse se vessero non hanno una formazione tipo la voce grossa la possono fare a pesare simò certo la farò da comunque è, è chiaro è chiaro che se noi eh, siamo sempre un po' diciamo, insomma sì 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 è interessante la mista perché probabilmente mette insieme tanti tanti pezzi del puzzle è, è chiaro che se noi abbiamo l'adoro che ritrova invece che il 30-40% come Anterselva ritrova l'80% della sua condizione sugli sci e spara bene Dido è il migliore di sempre sugli sci e comunque le sue garanzie, lui ha il tiro bene o male, te le dà, ci riesce a gestire il tiro in piedi come ultimamente sta, sta facendo molto più spesso eh, insomma è una sicurezza Tommy è uno dei migliori fondisti eh, insomma Lisa è una delle migliori biatlette del mondo sulla carta ce la possiamo giocare con tutti però ci sono tanti sì tanti ma in mezzo e chiaramente la Norvegia e la Francia hanno altrettante pedine, altrettanto buone, alcune anche sicuramente migliori delle nostre non... anche la Germania, la stessa Germania la Germania, Germania, dimensi, eh, certo. la Germania no. ha, noi partiamo come Preuss quinta siamo, forza Prois che come sempre si ammala ogni due no, giorni no. ma se si riesce a tenere sana e stare in, in, in condizione la, la affianchi. A, a, a chiunque sia perché comunque anche loro hanno, hanno tantissimi atleti in forma eh, anche al maschile mi viene da dire ecco tornando un po' al discorso che faceva Tommaso Amico quest'anno sono innamorato di Justus Strelov perché sta, si sta rivelando un po' quel tipo di biatleta che per tanti anni magari in Germania hanno sperato, hanno sperato eh, che, che potesse essere eh, Vanessa Vogt eh, perché non sbaglia praticamente mai, è successo d'Anter Selva, va bene, nel primo poligono della short individual, eh, pazienza, può succedere, ma eh, secondo me, ecco, Strelov è quel biatleta alla Roman Race, ma più forte di Roman Race, e perché no, io mi gioco lui come sorpresa dei mondiali, magari secondo nell'individuale, così la butto lì. Mi piaceva questa, bellissima. <ride> della provocazione eh, ma secondo me devono avere anche la foto di, di Sturla che arriva a Oberhof nella nebbia con Tarei che non è pronto oltre <ride> per dare però okay. io per non, non sbagliare cioè io non sono tecnico assolutamente vado con Sturla, Tarei Johannes e Christian non perdo mai <ride> però, e, e hanno la possibilità di schierare una seconda staffetta con okay. Eh, Streamshane dale Sorum e chi dimentico? Ho dimenticato eh? Mick, degli... No, l'ultimo sarebbe Bottom per forza, però. <ride> ma lo prendo dalle, dalle lo faccio arrivare lì. No, <ride> ma allora, la, la, Norvegia 1, non per, se, se, se non fanno, fanno stupidaggini non perdono, ma non, non perdono, punto. Non, non esiste. Lo, lo potevam, potevamo pensare queste cose fino a qualche anno fa con i francesi che erano tutti. Uh, a livello sugli sci avevano percentuali magari un po' più così, così ma sulla gara perfetta ci potevano stare. Al momento non esiste un quartetto che sia maschile, che si avvicini neanche lontanamente alla, alla Norvegia. Come mi viene da dire, al momento non esiste un quartetto. La Norvegia magari ci può provare, la Svezia ci può provare, ma che, che si avvicini alla Francia e alla condizione che c'è la Francia al femminile. Perché se la Francia non, non, non fa un effetto a giri di penalità, mi viene da dire che può, può anche permettersi più di, qua, di un paio di ricariche in più degli avversari e dominare la staffetta femminile, comunque. Quindi eh, in questo momento, secondo me, le, le, le staffette insomma, i maschili e femminili hanno un chiaro, un chiaro favorito. Poi vedremo, insomma. Ecco. Ehm. Anche, la, anche, la, anche la, la coppa del mondo, la sfera di cristallo di, di Fillone, secondo me, c'è nel track dei norvegesi. A ricordare che sono stati battuti da un, da un non Martin Furcad. E quell'anno quell lì, eh, secondo me, hanno capito che volevano dominare per i prossimi 25, perché eh, la classifica generale di quest'anno è emblematica. Io una cosa del genere non, so, no, non pensavo che l'avrei mai vista. Eh, siamo a. <ride> Siamo a 6 su 6 e, e c'è Sorum che dal nulla ti torna da, da casa, prende, chiama la federazione, gli chiede di gareggiare, lo spediscono a fare la mass e ti va sul podio. Non, no, non c'è parola per descrivere cosa sta facendo la federazione norvegese di biathlon maschile quest'anno, perché un dominio così su, con 6-7 atleti e, e hai quell'altro che ti vince tutte le gare di Bookup gioco partita in corpo il, pro il problema per l'IBU è che si rischia che poi diventi come il fondo, cioè con un dominio norvegese, ah. mentre uno dei valori dell'IBU è quello di dare risalto un po' a tutte le nazioni che partecipano alle gare. Questo è una situazione di potere che ha un vantaggio incredibile, che magari all'inizio stagione la Germania riusciva a compensare con dei materiali eccezionali e adesso siamo si è un po' più livellata la cosa, abbiamo trovato anche noi un podio per fortuna con Tommaso, però diciamo è meno aperto a outsider di altre nazioni, più vincolata alle quelle 4-5 nazioni. Non abbiamo ancora avuto tolta la Lena Eki Gross che si è tolta grandissime soddisfazioni eh, nel weekend di Hunter Selva e anche Hofzeln avevo rubato l'occhio, però diciamo sono sono quelle 4-5 nazioni, tolta, Russia e Bielorussia, che chiaramente sono fuori dai giochi da, da un paio di stagioni, che conquistano sempre i podi, anche nelle single mix, staffette miste. Magari in passato ti trovavi una Repubblica cieca oppure una nazione dell'Est che trovava la giornata giusta. Adesso anche gli Stati Uniti ogni tanto appaiono nelle prime posizioni, ma la stessa Ucraina è un po' più in difficoltà, cioè si rischia da quel punto di vista che diventi un po' meno spettacolare poi diciamo deciso tra quei 5-6 atleti che conquistano podi in tutte le gare e speriamo ecco che magari i mondiali eh, tenuto conto delle varie condizioni ci siano sorprese, colpi di scena ma oh, no, non ma... mancano sicuramente che non siano il gare le... ecco, il, sì. mio... il mio parere è semplice è vero che c'è questo rischio, ma io mi auguro che sia una situazione abbastanza estemporanea. Se tu vai a vedere cosa è successo quest'anno, la risposta la trovi in maniera abbastanza netta, nel senso che tu hai Ionesbo e l'Agrade, che sono i due punti di riferimento delle ultime due stagioni, perché ci sono... Ok, Ionesbo e Ionesbo, Lagrid è quello che ti ha sempre dato tutte le garanzie e quindi probabilmente insomma, sono i due che per un motivo o per l'altro sono, sono da, secondo me, abbastanza intoccabili se l'agride sta bene, perché abbiamo visto cosa, cosa è successo verso l'inizio stagione. Ma cos'è successo? È successo che hai Dale che ti migliora di 3-4 punti percentuali al tiro, che ti migliora di 3 punti percentuali al tiro. Eh, Sorum che ti migliora di 3 punti percentuali al tiro Stromsam che ti migliora di 3 punti percentuali al tiro Tari Eibo, che ti migliora di 2 punti percentuali al tiro cioè ragazzi parliamo di, di uno squadrone che è sempre stato fenomenale dal punto di vista fisico che di gruppo ha alzato notevolmente la al poligono e allora non li batti più io mi auguro che questa sia una situazione che, che possa un po' tornare, nel senso se per tutta la carriera spari con l'86 e ti metti a sparare con l'89, andiamo tutti veramente, insomma, <ride> nel senso diventa difficile mi auguro che si possa tornare quantomeno all'87 eh, ma, ma non perché voglia male ai norvegesi sono, sono ammiratissimo dal lavoro che stanno svolgendo e da, 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 da come devono battagliare di gara in gara anche tra di loro per guadagnarsi questi pettorali e per mantenersi là sopra lo stesso Solom l'abbiamo sentito eh, questo weekend e, insomma c'è competizione c'è competizione sana e, e questo è quello che, che ne esce tanto di cappello Ok, diversa la situazione nel femminile eh, dove la classifica è sempre eh, più, più allora, ristretta. Adesso ti, ti, ti lascio parlare della femminile, così parli tu e dici quello che pensi. Ma femminile, più o meno, se, ci, se, se vogliamo vederla dal punto di vista generale, è successo un po' la stessa cosa. Nel senso, doveva essere un anno zero per la novella femminile, doveva essere un anno di ripartenza, di ricostruzione, di, di punti interrogativi. E alla fine, stiamo parlando di una che lotta di vincere la, 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 la sfera di cristallo e un gruppo di supporto più che all'altezza quindi secondo me cioè, la stagione della Norvegia è perfetta fino a qui maschile e femminile perfetta sì cioè, sì infatti ma sono tutti come <ride> Bakken purtroppo è quello che è venuto a mancare era uno dei miei preferiti a livello juniores ma esatto. si Bakken esatto purtroppo un po di, po di problemi anche la sorella, sì. secondo me, era una delle tue preferite tutti e due, lui, lui aveva più potenziale, però sì, peccato perché infortuni, infortuni non infortuni fisici, ma problemi di problemi cardiaci lo, lo hanno frenato. Niente, Nick, vai sul femminile, velocissimo. E poi dai. No, eh, dico, la... siamo quasi in chiusura nel senso. Femminile eh, si è ristretta, rifaccio ancora il gesto. La classifica, nel senso che, eh, con la vittoria di Simone di ieri, col fatto che Tandrevol ha mancato, siamo due gare, eh, che Bresa un po più, era stata un po' più in difficoltà rispetto al primo trimestre e Vira non ha dato segni nelle ultime giornate, eh, poteva essere una bella occasione per Lisa per eh, colmare il gap. E è arrivata una bella gara ieri. Anche se ha utilizzato tanta benza in queste ultime tre settimane, e cioè, sono tante atlete per me: la stessa Preuss che ieri non ha gareggiato, Eki Gross, so, Jean Monod. Addirittura è tornata e nelle ultime tre tappe: può succedere di tutto. Ecco, il mondiale eh, sospende un attimo il discorso con punti di Coppa del Mondo e si, ci si concentrerà. Poi sulle, sulle medaglie e poi chi avrà ancora condizione mostrerà. Con la, con la doppia trasferta nordamericana mi viene da dire che ci saranno anche tante defezioni, immagino, cioè chi non avrà grossi obiettivi magari proverà. Si, tanti la, puntano solo sui mondiali. Uh, la uh, prima uh, è Virer che uh, potrebbe uh, non avere motivazione ad andare in oltreoceano. Uh, eh, però quelle che, che si giocano la Coppa del Mondo, o mi immagino un Elvira che salga di colpi per poter conquistare la Coppa del Mondo, cosa che non è successa l'anno scorso che si è ammalata, eh, però temo, temo soprattutto la crescita di Simone che al momento nel pacchetto… Cioè, Tapper di Oberhoff pensavamo sì. che eh, fosse già decisa con eh, Bresa dominatrice, poi c'è stata Thundervold, va ondate, diciamo, a momenti Ruppold in Lisa che si impone su Thundervolt, in volata una Mastard, è molto combattuta, ecco, quindi molto più spettacolare e interessante la femminile, quella, sicuramente. Sì, sì, tu sai, sfondato porta aperta Sfondato una porta aperta con Simone, lo dico da Ubro quando nessuno avrebbe chiamato. Um, nominato lei io dico occhio perché sta qua basta che si riprenda e si è ripresa subito dopo e la favorita per, per la coppa rimane lei e, e lo sostengo tuttora insomma, e mancano tre tappe non sono tante e Lisa mi sembra, mi sembra in una buona posizione sono curioso di vedere come terranno psicologicamente Tandevold e Bresà e Credevo potesse fare bene anche Proce, però ci ha un po' rinunciato dopo l'ennesimo malanno. Ma, ma Simone secondo me rimane ad oggi, rimane quella con il pizzico di, di vantaggio in più perché come, come pacchetto, è quella che lo ha più completo. Annauberi. Anna Anna Dai. Si torna, si torna a 500 metri sul livello del mare. E, e vediamo come. Perché l'aubery di, di, di. Insomma. Di, quando non, non si gareggia in, in altura è un'altra atleta e se trova un attimo le percentuali ci sarà anche lei, sarà anche lei della partita. Dai, eh, facciamo, facciamo un attimo il, il recap di quanto sta per avvenire tra, tra Slovacchia. E, dai, parliamo solo della Corea. Slovacchia perché poi avremo, avremo tempo nelle prossime settimane per preparare la, 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 la schedule dei mondiali. Dai. Sì, 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 aggiungo solo... I giochi olimpici giovanili in corea allora partiamo intanto dagli europei che si apriranno eh, mercoledì con le due individuali maschile alle ore 10.30 femminile 14.30 poi venerdì avremo le due sprint ore 11 maschile ore 14.30 femminile eh, poi eh, finiamo, chiudiamo il weekend con sabato e domenica. Sabato inseguimenti maschile 11, femminile 14. Nelle, nella giornata di domenica, staffette miste, quindi la mista tradizionale 10:45, single mix relay l'abbiamo alle ore 14. Poi vi annunceremo anche tutti i convocati sul nostro sito passiamo invece al discorso giovanile, sono in corso i giochi olimpici giovanili di Gangwon, Corea, che avrete sentito citati in precedenza abbiamo già conquistato una medaglia nell'individuale femminile con la valdostana aggregata alle fiamme gialle Nayeli Nayeli Mariotti Cavagné. ah, ma maestro delle pronunce ma l'hanno detto che, nonostante i tre errori, ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova vinta dalla ceca, Pleciakova. Giusto? Una Pleciakova. Mi fido, mi fido del tuo. Mi fido del tuo. E allora, nella nota oh, si sono disputate anche le, le single mix con il quinto posto degli azzurri. E domani mattina. Presto, quindi due e mezza cinque e mezza avremo le sprint maschile e femminile e eh, domani dopo domani invece avremo la staffetta mista tradizionale che chiuderà il diciamo tutto il percorso dei, dei giochi olimpici giovanili basta abbiamo detto tutto sì. per questo weekend eh, guarda, ah, 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 ecco infatti eh, L'unico che ha il coraggio di coprire le cronache di notte del, dei Giochi Olimpici Giovanili e gli va dato merito, il numero uno, Mirko, poverino, eh, infatti, ora va a Nanna, e ci chiede anche: vale. visto che siamo in chiusura, eh, questa è una cosa che ho notato subito, eccolo qua. Vi siete bevuti qualche birra nel tendone? Ti rispondo io, meno di quante ne avremmo meritato. Avremmo voluto bere <ride> comunque sì, comunque sì, l abbiamo, l abbiamo, abbiamo fatto il nostro salto nel tendone. Dai, vi ringraziamo allora. per essere stati con noi. Eh, grazie Nick, siamo allo scadere del, dell'ora. e Quindi, insomma, vi abbiamo tenuto impegnati anche troppo. Eh, grazie a tutti eh, di essere stati qui. Appuntamento a settimana prossima, che potrebbe esserci qualche sorpresa, cosa dici? Sicuramente rimanete con noi anche se non ci sono le gare di Coppa del Mondo. Ciao, ciao, vi lasciamo con la sigla.